L'operetta in scena questa sera ad Augusta si rappresenta La Vedova Allegra con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Dolci di Priolo. Qui con me il sindaco Antonello Rizza. Questi ragazzi come hanno vissuto questa esperienza? Beh, sicuramente con grande entusiasmo, perché comunque è una rappresentazione che ha comportato una collaborazione con il corpo docente e con gli alunni stessi. Questo ha permesso di stare assieme, di socializzare e di divertirsi, quindi credo che tutto sommato questa è un'iniziativa lodevole. Diciamo una grande partecipazione, anche un modo nuovo per fare didattica. Assolutamente, un modo nuovo e coinvolgente, perché quando ci sono gli alunni portano dietro i genitori, i nonni, i cugini. Sicuramente è un meccanismo per fare consenso immediato per questa rappresentazione, quindi sicuramente immagino ci sia un folto pubblico questa sera. Un progetto che nasce in quale ambito? Nasce nell'ambito della didattica della comunicazione, è un progetto che attiva più canali e più ambiti, da quello musicale a quello artistico, a quello comunicativo, a quello tecnico. Più docenti, più competenze, tutti insieme per un'espressione artistica, musicale, e tecnica e comunicativa. A ottobre abbiamo presentato questa idea ai ragazzi, l'hanno subito accettata con nostra sorpresa, perché un'operetta non è semplice da comprendere e quindi noi ci aspettavamo all'inizio un po' di perplessità. Invece ci hanno sorpreso, i ragazzi sorprendono sempre, sono sempre pronti ad accettare gli input che vengono dagli insegnanti e a mano che il lavoro è andato avanti hanno coinvolto anche noi in maniera particolare, soprattutto nelle musiche, nelle danze, si sono veramente espressi al massimo. Allora siamo qui questa sera perché l'Istituto Danilo Dolci di Priolo, assieme anche e soprattutto ai genitori dei bambini che frequentano questo istituto, hanno effettuato una raccolta per Teleton e questa sera consegneranno virtualmente, chiaramente, questo contributo che loro sono riusciti a raccogliere e che sarà destinato proprio a Teleton. Teleton significa ricerca nel campo delle malattie genetiche rare, quindi significa contribuire affinché si possano trovare le soluzioni a malattie gravissime, malattie invalidanti, malattie che colpiscono i bambini. Questo senso di solidarietà che continua nel tempo, è così forte, anche in un momento estremamente delicato, qual è quello che stiamo vivendo oggi, un momento economico sicuramente non buono, dimostra effettivamente quanto profondo e radicato è nella società questa solidarietà importantissima. Quindi ringrazio veramente di cuore tutti coloro i quali hanno collaborato e hanno contribuito a questo risultato.